Buonasera da Giovanni Paristo, bentornati in spazio di approfondimento. Questa sera dedicato alle amministrative. Domenica e lunedì si vota, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. 1342 comuni in Italia, sono 236 in Lombardia e sono 13 in provincia di Cremona, Azzanello, Campagnola Cremasca, Cremosano, Nizzano, Palazzo Pignano, Pianengo, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Rivolta d'Adda, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Sesto Uniti e Spino d'Adda. E noi questa sera vogliamo parlare in particolare di uno di questi 13 comuni dove si voterà domenica e lunedì, e stiamo parlando di Pizzighettone. Allora abbiamo invitato i due candidati sindaco che vi presento subito. Buonasera al sindaco uscente Luca Moggi, 38 anni, sostenuto dal centrodestra con la lista Alleanza Civica. E abbiamo anche, chiamiamolo lo sfidante, stiamo parlando di Giancarlo Bissolotti, 65 anni, attuale capogruppo di minoranza in consiglio comunale, appoggiato dal centro-sinistra con la lista Insieme si cambia Pizzighettone. Buonasera. Buonasera a lei. Tutto bene fino a qui? No, perché bisogna muoversi sempre con grande cautela. No, assolutamente quando sì. Quando si parla di elezioni. Allora, intanto precisiamo che appunto Bissolotti è, diciamo, capogruppo di minoranza, quindi insomma in questi 5 anni i due candidati si sono ampiamente frequentati, se così possiamo dire. Non solo, ma si sono già sfidati anche 5 anni fa. E quando prevalse appunto Moggi, in realtà poi 5 anni fa i candidati erano addirittura 4, invece quest'anno soltanto voi due, quindi anche più semplice per chi deve scegliere a Pizzighettone, comune importante, splendido, con le sue mura, con il fiume Adda, oltre 6.000 abitanti. Insomma, vogliamo parlarne proprio perché è un comune, insomma, particolarmente rappresentativo nella Cremonese, e tentiamo di capire, insomma, quali sono i punti principali dei programmi dei due sfidanti. Allora, intanto da mettere in evidenza che questa volta il centro-sinistra, diciamo così, si presenta unito, e questo, insomma, in qualche modo ritiene che Bissolotti ritiene che questo possa essere, come dire, una marcia in più? Beh, allora dobbiamo chiarire subito un aspetto: non è che si tratti di centro-sinistra in modo assoluto, tant'è che io sono un civico come nascita. Sì. L'altra volta era una lista civica, la mia, quella che si chiamava Cittadini Protagonisti, un gruppo di persone che sta ancora lavorando. Diciamo che è stata fatta questa coalizione. Entro già subito, visto che io e Luca siamo tutti e due nel mondo dello sport e non mi piace tanto traccheggiare, ecco, ma andare subito al sodo, o a canestro o in gol, visto la provenienza di Luca. Recentemente è stato definito un listone e una mucchiata. Il nostro gruppo è fatto da 3 compagini, da 3 gruppi. Il Partito Democratico è vero che è quello più grande, ma è anche vero che c'è un gruppo che si chiama Pizzighettone al centro, che ha già avuto un'esperienza con la maggioranza attuale, e poi c'è Cittadini Protagonisti. Ecco, la mia domanda è semplicissima: se noi siamo una mucchiata e un listone fatto da 3, visto che la lista presentata dal sindaco uscente Moggi è fatta da 5, devo cercare nel vocabolario qualche sostantivo che possa sostituire questi 2. Diciamo che questo è uno degli aspetti su cui avete incrociato le armi recentemente, ma possiamo anche andare oltre e tentare di capire dal sindaco uscente Luca Moggi appunto che cosa ci dice del sostegno di questa lista e di questi soggetti politici che lo sostengono, e soprattutto che bilancio riesce a trarre da questi 5 anni di come primo cittadino di Pizzighettone. Ma intanto ringrazio per l'invito e ringrazio per l'opportunità che ci è stata data. Fra l'altro avevo ricevuto una telefonata proprio da lei nei primi giorni della pandemia. È sempre un'emozione insomma avere a che fare con Cremona 1, e se si ricorda, proprio nel momento in cui era arrivato l'esercito a Pizzighettone nel periodo di pandemia, proprio per... Sì, era ancora febbraio 2020. Esatto, insomma. Io partirei proprio da lì, perché non possiamo non considerare quello che la pandemia ha rappresentato anche per l'attività amministrativa. Credo che sia stati 2 anni complicati e difficili, però noi ci siamo diciamo dati il compito di gestire l'emergenza, secondo me l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, e per il resto siamo stati sempre positivi e propositivi, e proprio anche in questa fase ci proponiamo di rinnovare investimenti, di mantenere i servizi di Pizzighettone, che sono tanti, e come ha detto valorizzare un paese che già offre
tantissime cose dal punto di vista dell'attrattività. Ecco, quindi diciamo, quali sono secondo lei, appunto, dovendo elencarli, due o tre punti che vuole evidenziare, due o tre obiettivi che ha raggiunto in questi 5 anni? Ma allora, secondo me si può parlare di macro aree, ecco. C'è una macro area che riguarda gli investimenti, che ci ha fatto sicuramente investire molto a livello di manutenzione delle strade, piuttosto che opere, voglio dire, come quella ad esempio del ponte Trento-Trieste, che purtroppo segue al crollo della passerella nel 2018, che è un altro evento che ha segnato sicuramente questo mandato amministrativo. A proposito, ma la passerella ritornerà? La passerella non ritornerà, ma si è riqualificato il ponte Trento-Trieste, anche perché stiamo parlando di un ponte costruito nel 77 proprio a fronte di un crollo dello stesso ponte. Okay, quindi perfetto. C'è la possibilità di ricavare un passaggio ciclopedonale protetto. E si allarga l'attuale, insomma. Assolutamente. Mentre per quanto riguarda invece la scuola e il sociale, penso che sia la parte più rappresentativa dei servizi. È una spesa sociale che certamente è aumentata nel corso degli anni e che ci ha visto soprattutto a scuola investire sia in mezzi, strumenti, in ambito Covid anche allargando gli spazi, adeguandoli a quelle che erano le esigenze del momento, mentre per tutte le altre voglio dire, attività ovviamente ci appoggiamo anche alle associazioni, a tutte le persone che come volontari si dedicano alla promozione di Pizzighettone dal punto di vista turistico, proprio per sottolinearne la valenza. Ecco, Bissolotti, invece perché in questi 5 anni l'amministrazione Moggi non si è comportata bene, tanto che lei ha pensato di ricandidarsi? Allora, innanzitutto, caro dottor Giovanni, mi permetto di correggerla, perché non vorrei passarsi un'informazione sbagliata. Prego. Non si allarga il ponte, si stringe la carreggiata degli autoveicoli, perché sullo stesso ponte si ricava una pista ciclopedonale e si ricava una pista solamente per i pedoni. E lei non condivide questo? Assolutamente no, perché è un progetto che non è mai stato presentato alla cittadinanza. Ce lo siamo trovati tu cur, indipendentemente da chi fa i finanziamenti, da chi ha progettato e tutte le dinamiche che ci sono dietro. Quando un progetto riguarda tutta la collettività, ma solo anche a livello estetico, mettiamolo così, non di funzionalità vera e propria, va discusso, va presentato. Ecco, e questa è una delle scelte che lei non condivide. Le altre che non ha condiviso in questi anni? Che non ho condiviso assolutamente è quella di non aver investito assolutamente sul sociale. Al di là di avere, come è stato detto recentemente su delle pubblicazioni legittime fatte dall'attuale amministrazione, di aver portato 500 e passa 1000 euro che sono stati dati come ristori, eccetera, e io faccio due o tre considerazioni semplici. Qui nel sociale bisogna mettere la disgraziatissima vicenda Mazza, speriamo che si concluda nel migliore dei modi. Dobbiamo mettere la chiusura del centro sociale per i pensionati, dobbiamo mettere la vendita degli ultimi giorni proprio di un capannone che era la sede di lavoro e di vita giornaliera di una cooperativa che si chiama Il Libro ed è composta da ragazzi che hanno diverse e gravi problematiche. Ecco. Io ritengo opportuno che sia giustissimo salvaguardare quello che la storia ci ha consegnato e approfitto anch'io per ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno lavorato, ma la nostra lista si vuole caratterizzare solo ed esclusivamente per un punto: investimenti sul sociale. Certo, ci sarà da asfaltare e fare le buche, cioè chiudere le buche, lo faremo di certo, ma io dico sempre che è meglio occuparsi degli uomini che vivono le mura prima che delle mura. Quindi il paese è migliorato o peggiorato rispetto a 5 anni fa? Allora, se vogliamo dire che è migliorato dal punto di vista estetico, aperta parentesi, sarebbe bene guardare anche la sporcizia e qualcosa che c'è nei parchi. Qua non possiamo imputarla all'amministrazione, possiamo imputarla alla maleducazione, possiamo imputarla a cosa volete voi, nel senso che non c'è controllo e non c'è sorveglianza di base, perché obiettivamente è calato molto il numero dei vigili, anche se con quella convenzione che è stata fatta con altri comuni limitrofi della provincia lodigiana, secondo me non c'è assolutamente controllo a sufficienza. Mentre dal punto di vista proprio dell'attenzione alle persone è assolutamente peggiorato. Una risposta su questi temi? Ma io mi trovo profondamente contrario, penso che siamo stati di fronte a 5 anni in cui sono state fatte strumentalizzazioni poco edificanti per quello che può essere un discorso amministrativo, soprattutto sono state strumentalizzate vicende come il Covid, come la Fondazione Mazza. Noi abbiamo risposto con i fatti. All'interno del mio programma abbiamo inserito
anche un rapporto di fine mandato che abbiamo fatto arrivare nelle case dei pizzighettonesi, dove abbiamo reso conto di tutto quello che è stato fatto, anche dei numeri. Dalle altre parti ho visto dare dei numeri, ma in un altro senso. Ecco, è stato citato adesso la fondazione, il caso della Fondazione Mazza, che è piuttosto intricato, no? Soprattutto per chi non vive, diciamo, le vicende di Pizzighettone in maniera diretta. Il caso della Fondazione Mazza, che è di fatto la casa di riposo, sì, di Pizzighettone, a un certo punto si è scoperto che i conti non erano a posto, no? Allora lì poi io ho letto, si sono intrecciate un po' di cose, per cui nel CDA della Fondazione Mazza c'era o c'è ancora sua madre? C'era. Nominata dall'amministrazione precedente, non da me. No, beh certo, beh, quello lo davo, diciamo, per scontato. E poi ho letto invece che l'ex presidente del Mazza adesso è candidato con lei, quindi certo, insomma, si intrecciano un po' di questioni. No, qual è la sua posizione? Non ci sono assolutamente intrecci strani. Io sulla posizione della mamma di Luca sono stato chiaro, l'ho anche detto il Consiglio Comunale. Siccome nessuno l'aveva inchiodata a quella sedia, avrebbe potuto benissimo presentare dimissioni, tant'è che in Consiglio Comunale abbiamo provato nel primo anno di mandato proprio una variante che riguarda le nomine. Prima non c'era, adesso okay, nel Comune di Pizzighettone il sindaco non può fare nomine fino a, se non ricordo male, sarebbe stato opportuno. Certo, era una questione di opportunità. Comunque il problema sono i conti. Allora, i conti era la difficoltà di liquidità, cioè sì, chi gestisce un'azienda, certo, sa benissimo che può avere degli affari in corso, dei crediti che devono rientrare, ma ci sono moltissime volte problemi di liquidità. Ok, quello che è successo, e parliamo squisitamente della persona che lei ha citato, che è in lista con me, che era l'allora presidente, ha fatto a suo tempo delle valutazioni che dovrebbe fare un qualsiasi manager di un'azienda, andare a vedere quali sono sul mercato le soluzioni. Qui si intreccia una questione abbastanza complessa per chi non è di Pizzighettone, nel senso che l'amministrazione comunale in carica dà mandato al presidente di fare queste cose, di fare questi contatti, se non che quando questi contatti si stanno concretizzando gli si mette il bastone tra le ruote dicendo no, questo non puoi farlo, si dà mandato a un avvocato per andare a cercare i cavilli legali che gli vieterebbero di proseguire in quell'azione e poi si scopre che lui aveva tutto il diritto di farlo. Ora, una mia idea personalissima ce l'ho, ma siccome non voglio rischiare querele non la dico certamente in televisione. Qual è oggi la sua posizione sulla vicenda? Ma io sono sempre stato molto chiaro, ho detto che non c'è nessun tipo e non c'è mai stato nessun tipo di connivenza, fra l'altro ripeto, l'amministrazione del Mazza vedeva la presidenza di Sinelli da ben 8 anni in sella alla Fondazione Mazza. Io sono intervenuto nel momento in cui ho percepito che la situazione non era chiara, ho chiesto delle spiegazioni al presidente e il presidente ci ha fornito della documentazione dopo parecchio tempo, perché la prima risposta è stato un parere legale di 25 pagine dello studio dei Gani di Milano, e questo io l'ho ritenuto inaccettabile per uno che siede sulla sede della fondazione nel massimo dell'autonomia, ma certamente deve rendere conto anche alla comunità. Io aggiungo anche che c'era un tentativo di vendita, o meglio di svendita, ai privati, e questa per me è una cosa inaccettabile. Io considero la Fondazione Mazza un patrimonio socio-assistenziale sanitario del territorio e mi auguro che rimanga tale, soprattutto perché noi ci preoccupiamo, come asset principale di Pizzighettone, del Mazza, anche di tutto il suo indotto, quindi dei lavoratori, dei degenti, delle famiglie dei degenti, e penso che questo rappresenti davvero l'unica finalità che dobbiamo andare a concorrere. Il resto sono strumentalizzazioni. Allora, è un importante presidio sociosanitario, oltre 70 dipendenti. Per chiudere la vicenda, una battuta sua? Sì, subito replico il discorso della svendita ai privati. Io ho visto la bozza di contratto che questa società aveva presentato all'allora presidente. Non so, io faccio l'imprenditore di mestiere, no? Sono artigiano tipografo, non so quanti contratti abbia fatto Luca, dico solo che a quelle cifre io gliel'avrei data subito. Passiamo indipendentemente dal fatto cioè il personale, personale, degenti, eccetera, ma quella bozza di contratto si doveva discutere, perché secondo me era ottimale. Vuole precisare? Sarò telegrafico. Io non mi fiderei a dare in mano l'amministrazione comunale a chi voleva svendere il Mazza.
Detto questo, cambiamo argomento. Un altro degli aspetti su cui avete incrociato le armi, se così possiamo dire, è anche una vicenda legata al Demanio, o meglio, il Demanio nel corso degli anni ha avuto a che fare spesso con il comune di Pizzighettone, perché nel comune di Pizzighettone ci sono molte aree demaniali, quindi in alcuni casi sono state cedute, per esempio le mura, no, credo, e in altri invece sono in corso trattative. A che punto siamo? Allora, innanzitutto in questi 5 anni sono stati ottenuti dei grandi risultati. Io a fronte di un colloquio e delle trattative, diciamo, già intavolate dall'amministrazione Bianchi, che ringrazio per il lavoro svolto, ho firmato nel 2016 nell'ambito del federalismo demaniale appunto il passaggio delle mura, diciamo, di tutto il patrimonio a valenza storica al comune di Pizzighettone. Inoltre in questi anni si sono ottenute la bonifica dell'amianto di entrambe le aree, prima quella di via Marconi, parliamo di un'area di circa 150.000 metri quadrati, e poi c'è quella di Gera di 170.000 metri che è stata bonificata negli ultimi anni. Noi abbiamo messo sul piatto delle progettualità che non si sono fermate alle parole, ma hanno fatto sottoscrivere al comune insieme al Parco Adda Sud e al Consorzio Navigare Adda, con anche interlocuzione in Regione Lombardia, un protocollo d'intesa che mira ad una valorizzazione di queste aree, che non devono però essere cementificate o rese urbanizzate come se fossero un terreno qualsiasi, ma certamente ne va considerata la valenza dal punto di vista storico-architettonico e anche paesaggistico. È stato fatto bene, si poteva fare meglio? Allora, cominciamo a specificare che il demanio dello Stato non ha regalato niente a Pizzighettone. I titoloni che sono apparsi nel 2016 dopo la sua firma, Pizzighettone ritorna ad avere le sue mura, è verissimo, le stiamo usando, ce le abbiamo, ma c'è un documento che dice programma di valorizzazione del patrimonio murario di Pizzighettone. Nelle penultima pagina c'è scritto il costo. Siccome questo programma è di circa 25 anni, se non ricordo male, il costo è di 6.260.000 euro. Sono esattamente 226.000 euro l'anno che comune e altre realtà associative dovrebbero immettere ogni anno nelle mura, e quindi già questo mi ha fatto venire i brividi quando ho letto questo coso, perché è molto facile dire Pizzighettone è tornato in possesso delle sue mura. Non è tornato in possesso di niente, il demanio ha detto ve le diamo perché siano valorizzate attraverso manifestazioni, interventi come già sono stati fatti in passato. Prima cosa, il sindaco Moggi ha detto che è stata bonificata l'area non è stata bonificata per amor del cielo, nel senso proprio inteso letteralmente, è stata bonificata perché c'è stata un'ingiunzione della magistratura che ha detto di fronte a voi c'è un plesso scolastico, se arriva vento, acqua, tempesta e quant'altro, le fibre di amianto volano verso la scuola e dovete intervenire. Al terzo tentativo il demanio ha ceduto, come si dice, le braghe in gergo, e ho dovuto fare questo intervento. E poi, dopo 3 anni, l'ha fatto anche nell'area demaniale di Gera. Nessuno ci ha regalato niente e nessuno deve rivendicare dei meriti o dei diritti che non ha. Andiamo avanti, anche perché abbiamo ancora poco meno di 10 minuti e sono tanti i temi che volevo toccare, a cominciare dalla viabilità, perché insomma sicuramente un aspetto che salta agli occhi a chiunque in qualche modo passi nei pressi di Pizzighettone è che c'è il problema dei passaggi a livello, che sono numerosi, purtroppo uno nella zona è stato anche teatro lo scorso anno a Ferragosto di un dramma con la morte di una giovane donna, e quindi si parla di passaggi a livello e di quanto creano problemi, rallentamenti, eccetera eccetera. E allora chiedo subito a Bissolotti che cosa prevede il suo programma. Allora, innanzitutto qua non è che possiamo entrare e decidere noi, certo. Qui ci sono dei finanziamenti che sono già stati predisposti. Ci sarà da vedere che tipo di progettualità prevede Reti Ferroviarie Italiane, ma noi in questa progettualità vogliamo entrare a tutti i costi, anche perché non è semplice progettare o un sovrappasso o addirittura lasciamo perdere il sottopasso in quella zona, perché ci sono già delle abitazioni, ci sono delle infrastrutture. Poi un sottopasso nei pressi di un fiume, no, insomma, può essere. Non è propriamente, esatto. Ecco, qui stiamo parlando del, diciamo, il più incriminato, tra virgolette, è il passaggio a livello che c'è in zona Carlo Colombo, che è un'industria lì, e che crea problematiche.
diciamo che nella prima fase bisogna, ma di questo do merito anche a Luca, cioè bisogna intervenire presso Reti Ferroviarie Italiane perché vengono sistemati i tempi di passaggi dei convogli, cioè non è possibile che si stia fermo 10, 12, a volte anche 20 minuti. Poi con gente che perde la pazienza e fa le rotonde in modo... Quindi cadenzarli in modo che sia, certo, ci siano finestre più ampie. Assolutamente, assolutamente sì. Dopo, se si arriverà a trovare il sistema per un sovrappasso, ben venga. Certo, ma oggi si poteva fare di più? Ma allora, viviamo quel disagio di quella rotonda che ai tempi era stata assolutamente sconsigliata dalla parte che mi rappresenta, l'unica rotonda con un semaforo, penso, della provincia di Cremona. Certamente sarebbe stato più utile prevedere uno svincolo che desse la possibilità di non trovare il traffico veicolare, il traffico pesante bloccato lì. Noi stiamo lavorando e abbiamo lavorato, anzi mi sono fatto portavoce anche per i sindaci del territorio e quindi tutti quelli dell'asta, parlo di Acquanegra Cremonese, Grumello Cremonese, ma fino a Maleo, di dialogare con RFI proprio per ragionare su queste progettualità. Poi ovviamente nei dettagli si entrerà nel 2022 e penso che l'esecuzione dei lavori possa arrivare poi al 2023. Mi collego a quello che ha detto, i sottopassi nei pressi del fiume sono difficili da poter eseguire proprio perché delle normative sopraggiunte impediscono di farli a tot distanza. Senta Bissolotti, si registrano, credo di poter dire, ovviamente senza esagerare, però la cronaca ha registrato parecchi atti vandalici nella zona di Pizzighettone, si parla di un disagio giovanile, si parla, che cosa può fare il comune per i giovani? Allora, per quanto riguarda i giovani, credo che bisognerà assolutamente, a mio avviso, portare a compimento quello che è il discorso anche delle infrastrutture sportive. A mio avviso ci sono, è vero, delle infrastrutture, c'è un campo di calcio che ha visto in un recente passato anche partite di campionati professionistici con la loro Pizzighettone, c'è una bellissima struttura e di questo do atto anche al sindaco Moggi di aver collaborato anche recentemente a migliorarla ancora, che è quella palestra di Regola dove svolge le sue attività il basket team Pizzighettone, salvo poi dover giocare fuori dalle mura amiche perché non c'è un palazzetto dello sport e bisogna andare a giocare a Solesina. Però nei nostri piani c'è quello della realizzazione. Adesso partiamo con uno e uno, campetti di calcio piuttosto che campetti per basket all'aperto, proprio per venire incontro anche alle esigenze. Io abito nei pressi di un parco e vedo sempre miriadi di ragazzini che si ricavano con lo spiazzo di terra un campetto di calcio. Poi c'è il discorso della cultura, cioè inteso anche come rappresentazioni musicali piuttosto che teatrali. Noi, l'ho già detto in altre occasioni, abbiamo una casamatta che è la più ampia che a volte utilizziamo come teatro delle mura, no? È stato definito così. Nel mio intendimento, o meglio nel nostro intendimento, è fare proprio il vero teatro stabile delle mura. Almeno lì ci si può fare qualcosa di concreto. Moggi? Sì, ma guardi, le devo dire che da insegnante e da allenatore ovviamente sono molto appassionato al tema. Credo che ci voglia un'attenzione particolare per i giovani. Credo anche che questo disagio, chiamiamolo così, sia figlio un po' anche delle restrizioni della pandemia. Io ho detto, siamo stati toccati noi adulti anche dall'aspetto sanitario, ma sicuramente i giovani dal punto di vista anche relazionale sono stati un po' destabilizzati. Non sono da giustificare, secondo me vanno accompagnati. Io vedo anche nella scuola, se diamo delle regole e se gliele facciamo rispettare, sicuramente possono anche imparare ad essere dei bravi uomini più avanti. Avere delle strutture a disposizione, migliorare quelle che ci sono, era uno dei nostri obiettivi e sarà ancora uno dei nostri obiettivi. Gli impianti sportivi, ripeto, hanno visto rinnovate le convenzioni con le associazioni sportive che anch'esse rappresentano una valenza dal punto di vista socio-sportivo importantissima per il tessuto. Ecco, Moggi, velocemente se possibile, il problema, tra virgolette, frazioni. Sì, allora per me non è un problema le frazioni, fra l'altro io vengo da una frazione, io sono di Roggione, ho sempre abitato diciamo nella periferia di Roggione, in particolare in Cascina, non vedo particolari disagi se non quelle piccole cose che ci siamo proposti di migliorare. Purtroppo per le manutenzioni a volte bisogna fare delle scelte, noi però su tutte le frazioni abbiamo gestito le manutenzioni con cospicue somme di denaro che sono andate a asfaltare dei tratti di strada e anche a riqualificare dei parchi pubblici.
Cosa prevede il programma sulle frazioni? Il programma prevede che si tratterà di ricostituire, volete chiamarla consulta, volete chiamarla comitati, diciamo la voce delle frazioni, perché è pur vero che chi amministra tenta di interessarsi sempre delle frazioni, ma quando questi sono discretamente distanti dal centro, molte volte si perde di vista il bisogno di queste frazioni. E allora avere una voce che arriva da loro credo sia importante. Mi permetta di dire una cosa sul tema della voce. Sono stato attaccato e giudicato anche nelle ultime pubblicazioni che ha fatto la lista Moggi di aver usato termini sopra le righe quando ero in consiglio comunale, toni poco garbati. Ecco, non mi sembra che il senatore Bossi, quello famoso, il primo, e anche il senatore Salvini, quando facevano e fanno ora comizi, usano toni da parroco di campagna. Adesso sentir dire dalla controparte che fanno la voce come le vergini che si sono scandalizzati per il mio comportamento mi fa solo sorridere. Moggi vuol rispondere? Certamente. No, perché altrimenti torniamo ai due pesi e due misure, sì, della, sì, Lega. In questi giorni se ne parla molto. No, beh, io penso che, ripeto, io non rispondo per parlamentari o altro. Certo. Fra l'altro. Comunque non ha apprezzato il linguaggio. No, non ho apprezzato, mi faccia dire. Sì. Secondo me sono stati 5 anni in cui l'arroganza, la supponenza e la presunzione a tratti ha accompagnato anche i consigli comunali, e secondo me questo è poco rispettoso anche delle persone. A volte sono state strumentalizzate, come ho detto prima, addirittura anche il Covid, definendola come una manna dal cielo solo perché arrivava qualche ristoro. Questa, ripeto, la vedo come una becera insinuazione. Due parole sulla squadra che l'accompagna, candidati di lista. La squadra ovviamente è una squadra rinnovata, vede ovviamente delle conferme, e sicuramente voglio avere al fianco alcune delle persone più esperte, proprio perché bisogna saperci fare in amministrazione. Però abbiamo messo gente nuova, tra cui anche un ragazzo di 18 anni e un ragazzo disabile. Bissolotti? La squadra è composta da persone normalissime che hanno deciso di impegnarsi. In questo momento non è facile trovare persone che vogliono mostrare la faccia e vogliono impegnarsi. Nessuno di noi ha presunzione di essere capace e di essere il più bravo, ma certamente quello di metterci il cuore sicuramente sì. E non avrà voglia certamente di dire bugie, di nascondersi o di dire menzogne. Chiudiamo, perché votare Bissolotti? Perché sono nuovo. A parte i 5 anni da consigliere, ma tutto il resto siamo nuovo. Nella coalizione di Luca Moggi c'è gente che festeggia il 30ennale e qualcuno il 25ennale. Sono da medaglia d'oro e da medaglia d'argento. Perché confermare Moggi? Ma perché io penso che abbiamo dimostrato di avere competenza, di avere anche capacità di sapersi adattare al momento, e abbiamo sicuramente la consapevolezza di chi è seduto da 5 anni e che ha fatto crescere anche degli buoni amministratori. Luca Moggi, sindaco uscente di Pizzighettone, lo sfidante Giancarlo Bissolotti, io li ringrazio molto, hanno dimostrato grande preparazione, grande competenza e grande passione per il territorio che evidentemente conoscono bene. Mi è rimasta un'ultima curiosità, ma poi la famosa cittadinanza onoraria di Mussolini l'avete revocata? Noi non l'abbiamo revocata, devo essere flash? Se possibile sì. Sì, dicendo che oggi non possiamo riscrivere la storia, non di certo perché simpatizziamo per il fascismo. Grazie ai nostri ospiti. La domanda? No, era solo una curiosità. La curiosità è che io revocherò la cittadinanza a Benito Mussolini e la darò a Niccolò Govoni. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito, buona serata. Per vedere questo programma, scarica l'app o vai su cremona1.it.